Il tassello mancante ora c'è. Dopo lo stanziamento dei fondi, aumentati a 6,5 milioni di euro, è stato superato anche l'ultimo ostacolo burocratico per avviare la gara di appalto per la costruzione della nuova biblioteca provinciale a Chieti, attualmente al Teate Center in affitto. L'accordo di programma per trasformare l'ex caserma militare Buccianti in una cittadella della cultura è stato siglato a fine marzo 2015 dall'Agenzia del Demanio, proprietaria dell'edificio, la Regione, l'Università, la Provincia e il Comune. L'accordo prevede il riutilizzo dell'immobile come sede della biblioteca De Meis crollata 17 anni fa. Sulla vicenda sentiamo prima il capogruppo di Forza Italia alla Regione Mauro Febbo e poi il consigliere provinciale Filippo Di Giovanni. Il passaggio delle funzioni con il famoso decreto del rio delle biblioteche alla Regione ha complicato un po' questa procedura. Sua Eccellenza il prefetto di Chieti Forgione è stato puntuale e preciso e determinato nel portare avanti questo protocollo. Il presidente Marsilio, che mi ha delegato a seguire questo iter, mi ha dato sempre manforte, mi ha sempre incoraggiato ad andare avanti. Siamo arrivati ad una soluzione grazie all'interessamento importante da parte dell'ex sovrintendente, dottoressa Mencarelli, che ha garantito che presso la Città della Cultura sarà sede anche della direzione regionale dei musei. Il commissario Giovanni Legnini ha supportato il progetto con ulteriori 5 milioni per gli interventi antisismici e così siamo arrivati alla conclusione di un iter che vedrà fra qualche giorno la sottoscrizione di una convenzione che darà finalmente la possibilità di mandare avanti la gara d'appalto e concludere l'iter così iniziato nel 2015. Di Giovanni, la provincia come soggetto attuatore, i fondi ci sono, fondi regionali, il bando deve partire entro l'anno, quando? Sì, gara entro l'anno, gli uffici sono già al lavoro, sicuramente nel mese di settembre vedrà la luce anche il bando. Sicuramente si procederà a gara d'appalto comunque entro il 31 dicembre, che è la deadline che abbiamo per chiudere la procedura amministrativa, e poi l'opera passerà nella fase attuativa. Quando sarà finita l'opera e cosa serve ancora? Allora, i tempi previsti nel bando che porterà alla gara per la realizzazione sono di circa 2 anni per la fase, quella diciamo edile, civile, quindi la messa in sicurezza e la parte strutturale. Sicuramente andrà fatta una riflessione, perché attrarre nuove risorse sarà fondamentale per vedere la biblioteca poi funzionale, in quanto dal quadro economico, dal mio punto di vista, manca ancora qualche cosa per la parte di meccanizzazione della gestione del sistema librario.